Produci, consuma, crepa, vabbè, non lo canto, ma dice così la canzone dei CCCP, fedeli alla linea. Produci, consuma, crepa, pa, produci, consuma, crepa, produci, consuma, crepa, non riesco manco a dire, però. A me questa cosa qui è tornata in mente proprio durante la pandemia e guardando le persone che iniziavano a dimettersi dal loro lavoro, ma guardando anche fuori e dentro di me. Ho iniziato a sentirmi sopraffatta dalle cose che avevo intorno. Di notte tenevo la finestra aperta, anche col freddo, perché mi mancava letteralmente l'aria. E veramente io ringrazio il cielo per aver iniziato la terapia ben prima della pandemia e averla continuata online, perché questa mi ha tenuta insieme. E al netto dei discorsi che abbiamo fatto sui privilegi, perché ci torniamo, parliamo tanto del fatto che non abbiamo mai tempo per fare ciò che ci piace, nemmeno per rilassarci, per studiare, per dormire. Ma perché? Perché ci sfracassiamo a lavorare di più, per guadagnare di più, per comprare di più. Tutto no il nostro tempo migliore assorbito dal lavoro. E poi che ci resta? Per fare cosa? Per una vacanza in più? Una cena fuori? L'auto? Comprare qualcosa? Io prima mi premiavo spesso con oggetti, accessori e spese futili, perché dicevo me lo merito, me lo meritavo, che non fa un plissé, perché è vero, a volte mi merito un premio, ma sbagliavo il tipo di premio. Comprare un rossetto in più, un paio di scarpe in più, sempre cose di poco conto, ma con il risultato che comunque la gioia era momentanea, se non istantanea, e il risultato era che finivo per accumulare oggetti senza accumulare felicità né esperienza. E quegli oggetti non occupavano sp solo spazio fisico, ma anche mentale. Così ho iniziato a non comprare più. A pensare di più prima di comprare. Se mettevo qualcosa nel carrello di un negozio online, lo lasciavo fino al giorno dopo per pensarci su. E la verità è che la maggior parte delle volte non mi serviva. Perché non mi serve niente, ma davvero. Ho iniziato a poco a svuotare la mia stanza. Prima l'armadio. Ho fatto tanti sacchi di vestiti da regalare e smaltire. E mi sono resa conto che continuavo a portarmi quella zavorra dietro da 15 anni. C'erano vestiti del pre-gravidanza, vestiti logori, altri troppo piccoli, altri che non avevo mai nemmeno messo perché non mi andavano bene. Ho liberato tutti gli armadi della mia camera e mi sono resa conto che per me bastava un'anta. Adesso dentro il mio guardaroba ci sono soltanto i vestiti che indosso, che mi stanno bene e mi piacciono. E sono pochi e sopravvivo benissimo senza averne più dello stretto necessario. Ogni volta che mi sento in forze, apro un cassetto e lo libero. Metto da parte le cose da regalare, le cose da vendere. In realtà le regalo a un amico, il mio buon Camillo, che fa lo svuotacantine e le rivende per sé. Quelle da riciclare, quelle da smaltire. Ho fatto la stessa cosa con tutto. Sono passata ai saponi solidi per i capelli e il corpo, poi ai detergenti in pastiglie ricambiabili, poi alla spesa sfusa. Prima di comprare qualcosa cerco di aggiungerci consapevolezza. Mi serve davvero? Come lo userò? Posso trovare un'alternativa più sostenibile? Posso trovare un'alternativa senza plastica? Ma soprattutto, posso trovare un'alternativa che non stia pagando qualcun altro? Perché pagare una maglietta a 2 € in Italia significa indossare un capo che è stato prodotto con la schiavitù. Nel frattempo, con la pandemia, noi tre siamo diventati definitivamente vegani, tutti e tre insieme. Eravamo stati vegetariani per tantissimi anni. Poi tornando a Torino, a un certo punto le cose si erano inceppate, avevamo ricominciato a mangiare tutto.
Poi abbiamo ricominciato a essere vegetariani e oggi mi sento di dire che siamo diventati definitivamente vegani perché qualcosa ci ha fatto click nel cervello. Non so spiegarvelo bene, ma è arrivata quella consapevolezza che non ti fa più tornare indietro. Non solo per il clima, che era la nostra primaria ragione, ma anche per gli animali. Oggi, onestamente, il pensiero di mangiare un essere vivente mi dà il voltastomaco. Non è questo un giudizio verso gli onnivori che ascoltano, lo sapete. Parlo per me e parlo per noi. È una consapevolezza accumulata che ci fa inorridire al pensiero di togliere la vita a un altro essere vivente o sfruttarlo per un nostro non bisogno. Perché obiettivamente non ne abbiamo bisogno. La dieta vegana ci dà tutto ciò che ci serve, visto che non viviamo di allevamento in una comunità rurale né in una tribù indigena dell'Amazzonia. Ma, ripeto, non è un giudizio, parlo per me e parlo per noi. In tutto questo credo di aver intrapreso un percorso di minimalismo estetico, psicologico, teoretico, filosofico. Sono ben lungi dall'essere minimalista e forse il mio animo resterà sempre pop fino al midollo, ma la vita per me è davvero cambiata di nuovo. Questi due eventi che ho citato non mi hanno cambiata come gli altri in passato, ma mi hanno letteralmente sradicata da me stessa. Ho vissuto, credo, la più profonda depressione clinica della mia vita, e credetemi che so quando che so quello che dico quando uso la parola depressione, e con la terapia ho scavato così in fondo da essere uscita talvolta stremata dalle sedute. Eppure in quello sforzo cognitivo, anche se sono ancora ben lontana da capirne il senso luminoso, sento ogni tanto di riuscire ad afferrare un significato, un pensiero piccolissimo, minimo, essenziale su di me, sulla mia esistenza, sulla mia storia. Come se dovessi trovare il nucleo minuscolo da cui provengo, il mio Big Bang. Sto cercando di non essere più schiava del sistema o perlomeno di esserne più consapevole. Sto cercando di invertire la logica del produci, consuma, crepa. Sto cercando di lavorare meno, per guadagnare meno, per comprare meno e meglio. Sempre al netto del fatto che io parlo da una posizione privilegiata. Sto cercando di chiedermi ad ogni impegno, veramente questo vale la mia energia, il mio denaro, il mio tempo? Ho smesso di essere performativa, di essere la prima della classe. La società della performance non solo ci chiede di essere persone di successo, fare soldi, accumulare titoli di studio, ci chiede anche di ostentarli per invitare gli altri a consumare di più, ma soprattutto ci chiede di fare di più, non solo in termini di lavoro, ma proprio in termini di azioni, più viaggi, più uscite fuori, più esperienze, più corsi. Tutto ciò che guardiamo in TV, ascoltiamo e facciamo deve avere un fine educativo, deve farci imparare qualcosa, farci crescere. E se invece ci concedessimo di guardare un'ora di video di gattini, cosa succederebbe? Quindi oggi ve lo dico ufficialmente, non mi piace viaggiare e non vado in vacanza. Per anni mi sono forzata a fare le vacanze perché si dovevano fare. E adesso me ne sto a casa e non me ne vergogno. E vi dico anche, non voglio avere successo. Non me ne frega più niente di avere popolarità, di essere conosciuta, di essere influencer o chissà cos'altro. Non ho tempo di pensare a questo. Tutto il tempo mi serve per pensare al senso della vita. E chiudo di nuovo con una citazione di Jung che, se non si fosse capito, mi ha abbastanza illuminata.
A me non interessa il mondo, mi interessano le persone con cui vivo. Il resto del mondo è tutto nei giornali. La mia famiglia, i miei amici, sono loro la mia vita. L'unica vita di cui posso avere esperienza. Il resto è mitologia giornalistica. Non è poi così importante che io faccia carriera o realizzi grandi cose per me stesso. Ciò che conta e dà senso alla mia vita è che io viva nel modo più pieno possibile per realizzare la volontà divina che è in me. Questo compito mi occupa a tal punto che non mi resta tempo per nient'altro. Vorrei farvi notare che se tutti vivessimo in questo modo, non avremmo più bisogno di eserciti, né di polizia, né di diplomazia, di politica, di banche. Avremmo una vita ricca di senso e non come ora, pura follia. A proposito, viva Jung, fanculo Freud. E se volete sapere perché, leggetevi i libri di Alice Miller, anzi Alice Miller.